molto importante per noi tutti, perché dobbiamo ricordare chi eravamo, da dove veniamo e che cosa vogliamo trovare. Quindi il nostro passato è importantissimo. Ora vi lascio con le immagini del nostro passato senza nessuna polemica. È la storia di Tropea fatta di persone normali, persone che hanno vissuto in questo paese. Quindi buon video. Ieri c'è stato un filmato molto bello, un collage di queste fotografie, ma anche filmati d'epoca. Come nasce questa idea? Nasce perché io sono stato fuori 14 anni, mi sono allontanato dal mio paese per 14 anni e la nostalgia la sentivo fortemente. Sono ritornato da un po' di tempo e ritornando a Tropea non ho ritrovato le persone che avevo lasciato. Una Tropea diversa, estranea a tutto, materialista, consumista, una Tropea che non l'accettavo. Mi sono rifugiato nel passato. Nel passato ho avuto il piacere di vedere che la gente era con me. Io seguivo sempre il tuo sito. Quando ero in Veneto, dalla mattina alla sera ero attaccato là perché ti seguo da tantissimo tempo
E da lì mi è venuto lo spunto per fare il blog C'era una volta Tropea. E lì è incominciato. Quindi hai formato una comunità, un gruppo in Facebook e hai chiesto a tutti quelli che aderivano all'iniziativa di mandarti foto. Sì, sì, sì. E le hanno mandate ben volentieri. Sì, sì. E ancora mi chiamano perché me ne stanno mandando. Anzi, oggi pomeriggio mi hanno contattato perché hanno delle foto rare, dicono, poi vediamo se sono rare, che sono del 1900-1920 dei negozi di Tropea di una volta. Speriamo che sia vero perché è una rarità e vedremo. Abbiamo in progetto, lo sai benissimo, nel mese di settembre la mostra Tropea ieri e oggi, e poi vedremo che cosa possiamo fare per questo paese. Vediamo, Salvatore, va bene. Ieri sera c'era la Piazza Veneto affollatissima, che man mano si riempiva ancora di più. Quindi bisognerebbe perfezionare un po' tutto e ripeterla assolutamente. La ripeteremo assolutamente. Ma anche per i turisti, voglio dire, perché anche i turisti si debbano rendere conto di questi documenti. Sì, 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 penso proprio di sì. A noi è un documento eccezionale. A settembre ripeteremo il video, non quello là, però lo rifacciamo in un altro modo, perché ieri ne abbiamo parlato, abbiamo visto le pecche che ci sono state, perché ce ne sono state tante. È stato girato in una settimana, il montato in una settimana. E vedremo, magari ci darai un aiuto pure tu con qualche video che hai tu. Certo, qui dentro questo contenitore che si sta facendo molto più grande di prima c'è pure Foto Antonello, no? Certo, ha contribuito. Per Antonello, i filmati. Cenzo Laganà che cura le musiche. Cenzo Laganà che ha fatto le musiche. Sì, senza. E i collaboratori per il momento siamo questi qua. Antonello e Cristian che curano l'aspetto fotografico. Salvatore che fa il montaggio video, Enzo Laganà che cura le musiche, io che coordino e raccolgo il materiale. Va bene, buona fortuna, grazie. Grazie Salvatore.